la seconda puntata del ciclo che stiamo dedicando agli uomini di sport dietro la scrivania, e quest'oggi siamo ospiti in Best Union Company di Luca Montebugnoli, che è presidente e ministro delegato di un'azienda che nella biglietteria e nel controllo cessi ha il suo core business. Prima di dedicarci alla storia di Montebugnoli, che è una storia di sport interessante e anche curiosa, alcuni argomenti di attualità che mi pare giusto affrontare. La rinascita dal punto di vista mediatico del basket italiano in mezzo a tanti problemi, non ultimo quello della remissione di Venezia alla 1, passa anche dalle follie positive di Claudio Sabatini, cioè dall'idea di portare Stella NBA e causa lockout in Italia e a giocare con la maglia della Virtus in specifico. Best Union sta forse la prima azienda di Bologna ad appoggiare il progetto di Claudio Sabatini per avere in maglia bianconera Kobe Bryant. Perché, lo chiedo Luca Montebugnoli, e da quello che tu sai a che punto possiamo essere? Buonasera a tutti. Certamente quando Claudio Sabatini mi ha parlato del progetto Bryant mi si è immediatamente riaccesa l'antica passione del basket. Da oltre 30 anni seguo la pallacanestro in questa città, anche in veste di arbitro per oltre 15 anni, quindi ovviamente l'idea di poter toccare con mano campioni come Bryant e come il Ginobili post NBA sicuramente mi attrae come sportivo e mi attrae come imprenditore. Lo stato dell'arte è curato direttamente da Sabatini, quindi io immagino che Claudio, come sa fare molto bene, starà cercando di trattare tutto ciò che si può per far sì che questi due grandi campioni possano essere da noi coccolati per almeno un paio di mesi. La città come ha risposto su questo tema, a parte Best Union che ha subito detto che ci stava? Ma io quello che posso dirvi è il feedback dei tifosi e degli appassionati. Devo dire sinceramente che ho ricevuto, e non esagero, almeno una decina di sms e altrettante telefonate. Dopodiché anche stamattina al bar, mentre facevo colazione, un tifoso di pallacanestro che conosco da tempo mi ha chiesto notizie, quindi l'entusiasmo è veramente alto. So anche al di fuori di Bologna l'attesa è veramente molto, molto ampia, anche perché Milano ha già chiuso con Gallinari e quindi i sogni si possono davvero realizzare. Una zona intera con NBA Escape e diciamo aspetti assicurativi molto importanti. Per questo diciamo Sabatini sta mobilitando energie, su questo penso possa convenire nel dire che ogni energia positiva mobilitabile è ben accetta in questa operazione. Assolutamente d'accordo con te Alberto, questa città deve poter dimostrare anche attraverso queste operazioni, che certamente sono operazioni spot, non di lunga durata, però deve dimostrare una vitalità e una capacità di essere attrattiva che purtroppo ultimamente sembriamo aver perso. Per cui ben vengano le lucide follie, si è detto con simpatia ovviamente di Claudio Sabatini, che noi con altrettanto lucida follia abbiamo deciso di sostenere. Un'operazione simile, diciamo, cioè di messa in rete di energie imprenditoriali positive della città, è stata fatta su due versanti con protagonista Luca Montebugnoli e Best Union, che sono quello sportivo, la F103, diciamo la fortuna di Romagnoli, per usare un linguaggio comprensibile a chi ci segue, e il teatro Manzoni. Una piccola scheda su entrambe le operazioni. Beh, entrambe rispondono ad un unico filo logico, che è quello di veder valorizzate al massimo tutte quelle che sono le realtà culturali della nostra città. La Fortitudo è un patrimonio culturale, storico, sportivo di generazioni e generazioni di bolognesi. Al di là della fede sportiva che ognuno di noi ha, non riconoscere che Virtus e Fortitudo sono indispensabili l'una all'altra sarebbe francamente stupido. Io come cittadino bolognese mi sento molto più povero con una Fortitudo che milita in serie inferiori. Analogamente l'auditorium Teatro Manzoni, che per me rimane una delle location più belle che noi abbiamo a Bologna per ascoltare musica, non poteva e non doveva riempirsi di ragnatele, ma doveva necessariamente, al contrario, aprirsi la città. Nel momento in cui Maestro Zagnoni e Renzo Menarini mi hanno chiesto di abbinarmi ai loro sforzi per
poter fare in modo che il Teatro Manzoni entrasse in rete con un'altra serie di eventi spettacolistici della città, non ho potuto che dire di sì, buttandomi forse anche un po' inconsciamente in un'avventura come quella teatrale che oggettivamente non appartiene alla nostra storia, al nostro DNA. Però la città ha bisogno anche che imprenditori, devo dire che qui Gianluca Muratori e Alessandro Morandi Berselli sono veramente ottimi compagni di viaggio, e sono loro i soci di Manzoni Space insieme al geometra Menarini naturalmente, credo che siano animati dalle stesse intenzioni mie, cioè fare bene sulla città e soprattutto fare insieme agli altri senza gelosie, ma esclusivamente per ampliare l'offerta culturale alla città di Bologna. Di F103 conosciamo il calendario, la stagione, le ambizioni e le prospettive. Il Manzoni in questo momento, ce ne parlava martedì sera per una gonfiata al maestro Zagnoni, non ha ancora ovviamente una programmazione, un calendario. Vi siete un obiettivo in questi termini, cioè sapete più o meno in quali tempi realisticamente si possa ipotizzare di fare una stagione o un pezzo di stagione? Beh, allora, per quanto riguarda F Bianco Blu molte cose sono già chiare. Altre saranno chiarite a breve. Per quanto riguarda il Manzoni è indispensabile che il padrone di casa, permettetemi anche quella battuta, cioè il teatro comunale, nella persona del sovrintendente Hernani in qualità di incaricato dal consiglio di amministrazione del teatro comunale di comprendere come il teatro comunale, di cui il Manzoni è parte, essendo stato conferito dal loro sindaco Cofferati nella disponibilità del teatro comunale stesso, apre la trattativa con noi. Nel momento in cui il sovrintendente Hernani aprirà la trattativa con noi, e quindi ragionevolmente per la fine del mese, quando Francesca Hernani tornerà dalla tournée in Giappone, per la fine del mese, inizio di ottobre, avremo diciamo delle certezze. Comunque il nostro obiettivo è fare il più rapidamente possibile il bene di questa città, una stagione che si integri con quella degli altri teatri bolognesi. E questa è una risposta assolutamente documentata. Ultimo aspetto di attualità che tocchiamo diciamo meno approfonditamente è quello legato a una delle attività importanti, una dei core business di Best Union, che è l'attività di stewarding negli stadi, per cui Best Union, correggimi Luca se dico una sciocchezza, è accreditata presso il Ministero degli Interni. Episodio a Torino dello scappellotto e conseguente diciamo probabile daspo al tifoso, scappellotto del tifoso in prima fila a Divaio, contemporaneamente diciamo così scattano normative in cui lo steward sembra essere un pochino più vicino alle forze di polizia, ma al di là degli aspetti specifici è ancora possibile fare bene un servizio di sicurezza e di vigilanza degli stadi in Italia, e gli stadi senza barriere sono un aiuto o in questo momento in Italia possono per certi aspetti sembrare un ostacolo? Beh, il discorso degli steward, più in generale quello della sicurezza negli eventi sportivi, ha un percorso che parte da lontano e certamente non finisce in questi giorni con queste ultime normative che tu giustamente hai richiamato. Fare lo steward è diventato non più un passatempo per andare a vedere la partita, ma sta diventando sempre di più la possibilità di garantire agli spettatori delle condizioni di sicurezza adeguate per poter fruire di quello spettacolo magnifico che è il calcio. Allo stesso modo però occorre non confondere i ruoli. La pubblica sicurezza in Italia aspetta, deve aspettare, non può essere diversamente esclusivamente le forze di polizia, quindi carabinieri, guardia di finanza e polizia. E io ritengo che debbano essere ben distinte queste due figure senza sovrapposizioni di alcun tipo. Lo steward non può, non deve fare compiti di ordine pubblico, deve viceversa supportare le forze dell'ordine nello svolgimento al meglio, magari prevenendo e stemperando situazioni di tensione che magari da una divisa potrebbero essere risolte in maniera meno semplice che da una persona, permettetemi il termine, normale come uno steward che parla con i tifosi. Certamente gli steward che mettono le manette, gli steward che sono dei finti poliziotti non travestiti, non incontrano il favore né del pubblico né di società professionali come la nostra. Tutto ciò invece che va nella logica di rendere più fruibili gli stadi, ivi compreso attraverso il mantenimento delle condizioni di sicurezza con personale qualificato, ci troverà sempre, come ci ha sempre trovato in passato, in prima linea al fianco del Ministro dell'Interno.
Permettimi di insistere su un tema in termini di domanda. Cesena e Torino senza barriere sono un'opportunità o in questo momento diciamo hanno precorso un po' i tempi? Sono entrambe una bella sfida. A Torino peraltro gli steward non sono i nostri, certo, mentre a Cesena lo sono. Sono una bella sfida, noi peraltro ricordo sempre siamo stati con il servizio steward dell'Udinese, primo stadio senza barriere ad ospitare una partita di calcio di Serie A, e devo dire che io credo che questa sia la strada giusta, ancorché certo rischiosa, ma questo è quello che occorre fare, avendo però anche la consapevolezza che chi sbaglia deve essere punito in maniera dura ed evidente, così come chi invece ben si comporta deve necessariamente essere premiato, magari potendo fruire di stadi decisamente più confortevoli rispetto a quelli che abbiamo a disposizione oggi. Il basket e gli steward che abbiamo trattato in questa prima parte della chiacchierata sono un pezzo della storia del consolidamento professionale di Luca Montebugnoli e di Best Union. Vi ha detto lui stesso che il teatro è invece un aspetto più recente, pure non inedito dal punto di vista della biglietteria, perché in questo senso il gruppo Best Union si è già mosso convenientemente. Vogliamo capire da dove è partita Best Union e dove sei partito tu in questo momento? Vabbè, grazie per questa domanda. Andiamo veramente indietro di 28 anni, quando a 15 anni ho iniziato a strappare biglietti nel mitico Madison di Piazza Zarita, era una partita della Virtus, me la ricordo ancora. Io ero lì in fila per entrare, quando, visto e considerato che ero già alto più di 1,80 a 15 anni, fui chiamato dalla loro responsabile delle maschere perché mancava qualche effettivo e fui messo alla porta a strappare i biglietti. Da allora in poi non ho più smesso, ho iniziato anche a venderli. Una volta laureato mi ho deciso di tentare di rendere professionale questa attività. Da lì in poi, nel 2000 in particolar modo, abbiamo creato, alla fine del 99 abbiamo creato la Best Union, quindi un'azienda che produce software di biglietteria e controllo accessi da abbinare ai servizi di personale. Oggi, dopo la quotazione del 2008, siamo un'azienda che fa quasi 30 milioni di euro di ricavi, di cui circa un terzo al di fuori dell'Italia. Gestiamo la biglietteria di alcuni dei più grandi parchi del mondo, la biglietteria del controllo accesso in particolar modo, gestiamo la biglietteria di alcuni dei musei e dei siti archeologici più importanti del mondo, in Italia e nel mondo, gestiamo il 70% della biglietteria del mercato teatrale italiano, abbiamo una leadership nel mercato fieristico, una leadership indiscussa, e naturalmente abbiamo calcio e basket che ci vedono presenti in maniera molto significativa. Ovviamente prima il basket, che è la mia grande passione, quasi 20 squadre di pallacanestro in Italia hanno la nostra biglietteria e i nostri servizi, e poi 34 squadre di calcio fra Lega A, Lega B e Lega Pro. Questo è il diagramma molto sintetico, è stato molto rapido Montebugnoli, della storia sua personale e di quella di Best Union. I dati essenziali li avete conosciuti. Qual è stata la cosa più impegnativa che ti è capitato di fare nel tuo lavoro in questi anni? Cioè, qual è stata la sfida più difficile da trasformare in realtà? Beh, ne citerei due, una sola no. Due, la prima, il concerto dei tre tenori nel 1997 a Modena, un evento nel quale l'emozione davvero la superava quella che poteva essere la sfida di far entrare 16.000 persone nello stadio di Modena, farle accomodare e rendere fruibile un concerto così straordinario. La seconda, la devo assolutamente citare, è la finale di Champions League di Roma del 2009, quando, lo ricordo a tutti, vi erano seri problemi di ordine pubblico legati alla presenza della tifoseria inglese, ovviamente Barcellona-Manchester. Altre due squadre in quel momento più importanti del mondo. Due squadre più importanti del mondo. Ricordo gli incidenti accaduti proprio a Roma nelle gare dei gironi regolamentari, ricordo le minacce via web, ricordo le lettere anonime, e devo dire invece è stata da tutti ricordata come la finale di Champions League meglio organizzata negli ultimi 10 edizioni. E quindi voglio dire, considerando che tutti gli steward presenti allo Stadio Olimpico, 1084 steward, erano da noi organizzati, gestiti, reclutati e selezionati, facendoli provenire da tutta Italia, quello è stato davvero un grande fiore all'occhiello. Il mio cuore però ha battuto fortissimo nel 1997, perché il maestro Pavarotti, poi diventato nel 2004 socio di Best Union, Carreras e Domingo, che io peraltro ho avuto la fortuna di conoscere anche personalmente in quell'occasione,
devo dire, sono artisti talmente straordinari che rimangono impressi per sempre nella memoria. C'è, diciamo, nella prospettiva di Best Union qualcosa di ancora più importante in ambito spettacolare, sportivo, culturale o fieristico, che sono più o meno gli ambiti che poco fa tu hai citato, prendendo le mosse dalle cose che tu hai appena detto, l'obiettivo prossimo quale potrebbe essere? Beh, l'obiettivo prossimo è il prossimo contratto che firmeremo. Questa è una battuta, ma è esattamente così. I nostri commerciali sono fortunatamente molto, molto efficaci. Mi auguro che a gennaio potremo annunciare un ottimo contratto al di fuori dell'Italia di una grandissima serie di venue che probabilmente prenderanno i nostri sistemi di biglietteria. L'Expo 2015 è una sfida per tutto il paese e per la Best Union, che lo ricordo ha già gestito gli Expo di Hannover e di Lisbona, e che gestisce come sistemi di biglietteria e controllo accessi tutti i quartieri fieristici più importanti in Italia, e quindi sicuramente l'Expo 2015 come italiano e come imprenditore è una grande sfida. L'apertura nel 2016 di Disney Shanghai, che diventerà il più grande sistema di parchi del mondo, dopo che noi già, lo ricordo, gestiamo tutto il ticketing e tutto il controllo accessi di Disney ad Orlando. Quindi oltre 30 milioni di visitatori ogni anno. 8 parchi, no? Domanda. Parchi? 8. Esatto, quindi 8 parchi, il più grande sistema di parchi al mondo, multivenue, multievento, con qualcosa come centinaia e centinaia di tipi di titoli diversi. E quindi voglio dire, le sfide sono lì tutti i giorni che ci aspettano, noi siamo pronti ad affrontarle e vi posso assicurare che nonostante la grandissima crisi economica che attanaglia non solo il nostro paese ma il nostro continente, noi italiani abbiamo la capacità, la forza e io credo anche la onestà intellettuale per poterci confrontare con chiunque al mondo. Dobbiamo farlo orgogliosi della nostra storia, orgogliosi del fatto che siamo un popolo che ha delle eccellenze straordinarie e non ripetibili, e dobbiamo assolutamente fare in maniera tale che ai giovani capaci venga lasciato spazio. Venga lasciato spazio allo stesso modo però che le giovani generazioni abbiano il coraggio di prendere la valigia, partire, magari avendo una buona conoscenza della lingua inglese, cosa non scontata purtroppo nelle giovani generazioni, e non guardare l'orologio nel momento in cui si entra in azienda. Passione, capacità, conoscenza. Su questo non siamo riproducibili per ciò in termini culturali, quindi, che siamo in grado di realizzare in giro per il mondo. Nessuno lavora come noi, nessuno è capace di inventarsi il futuro come noi, però dobbiamo davvero avere la capacità di farlo. È indispensabile, diversamente diventeremo coloni di qualcuno che nel frattempo ha più fame, più voglia di emergere e più probabilmente capacità e conoscenza rispetto a noi. Tre visioni prospettiche prima di andare verso la conclusione della chiacchierata. Uno sullo sport italiano, che va a Londra, diciamo, con qualche aspetto legato alla possibile conquista di medaglie abbastanza preoccupante, viste le ultime esibizioni, in particolare negli sport individuali, che sono trainanti per i giochi olimpici, come l'atletica e il nuoto, e potremmo aggiungere anche lo sci per quanto concerne le Olimpiadi invernali. E due invece sul piano più economico e politico, cioè che cosa manca a Bologna e al paese per poter, diciamo, considerarsi aspetti importanti. Bologna al centro del sistema Italia e l'Italia al centro di quello europeo mondiale. Beh, allora, Londra 2012 vede una presenza italiana direi dimezzata, per già solo il fatto che la nostra nazionale di basket non sia presente, perché è battuta non certo da paesi di primo piano, va detto molto chiaramente, è per un cestofilo come me una mancanza grave. Ma in realtà lo sport è sempre un riflesso del paese. Il nostro è un paese in grandissima crisi, di conseguenza la nostra città è in crisi, la nostra è una città in realtà piegata sulle ginocchia da oltre 15 anni. Lo ha detto chiaramente, è una città che vive dei fasti del passato, è una città che ha perso la capacità di sfida, è una città che ha perso la capacità di essere attrattiva verso energie, penso ad esempio all'università, che, o meglio alle energie che derivano dagli studenti universitari che vengono qua e qua vedono realizzate le proprie speranze, e quindi
direi, per rispondere in maniera puntuale alla tua domanda, che ciò che manca a Bologna è la speranza. Senza speranza non si va da nessuna parte. Questa è una città dove le generazioni molto più grandi di noi hanno veramente mostrato capacità al di fuori dell'ordinario, penso sia sul piano politico che sul piano economico. Grandi aziende eccellenti sono state create dai nostri predecessori, però oggi oggettivamente non vedo differenza fra una Bologna commissariata e una Taranto commissariata. Permettetemi ovviamente l'estremizzazione, senza nulla disprezzare di Taranto, che peraltro è una città dove io ho anche fatto il militare in aeronautica, quindi è una città che ho avuto modo di apprezzare. Però Bologna commissariata, senza che la città abbia sofferto il fatto di essere commissariata, è grave. La città deve ricominciare a pensare grande, per questo anche un mese di Kobe Bryant può essere una giusta scossa, per questo il mettersi insieme di imprenditori che rischiano, mettono capitale di rischio anziché comprarsi degli appartamenti, che magari sarebbe una cosa molto più tranquilla, deve essere perseguita. Per questo il sindaco Merola, e mi pare che francamente si stia muovendo in questa direzione, deve fare la sua parte, perché la politica non può essere indifferente rispetto alla società economica. Noi ci aspettiamo dalla politica dei segnali forti, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle competenze, e però da troppo tempo è assente una politica che sia capace di stimolare non gli amici ma le forze migliori. Questo manca ed ognuno deve fare la propria parte. Le associazioni imprenditoriali, guardo con estremo favore la elezione di Alberto Vacchi in un'industria, Duccio Campagnoli in fiera può davvero rilanciare il sistema fieristico bolognese, facendone un perno di un sistema fieristico regionale, magari con un asse con Rimini. Dobbiamo ricominciare ad aprirci a energie che vengono al di fuori. La fortuna di Bologna è stata fatta dagli avvocati Porelli che venivano qui, studiavano e qua si fermavano, dalle centinaia di avvocati Porelli, quindi di studenti, che vedevano in Bologna una meta per una città futuribile. Qui hanno investito le loro energie, hanno creato le loro famiglie, le loro imprese e hanno dato speranza. In questo devo dire il ruolo di noi imprenditori giovani, tra virgolette, vi ricordo che a 43 anni nel resto del mondo si può fare persino il Presidente del Consiglio. Da noi non è nemmeno ammissibile che un quarantenne possa rivestire un grande ruolo in politica, da noi si inizia a ragionare dai 70 in su per iniziare ad avere delle responsabilità, però davvero io credo che siamo all'ultimo traguardo. O la città nel prossimo quinquennio, nel prossimo mandato elettorale, si sveglia definitivamente e qui c'è gente come noi pronta ad assumersi le proprie responsabilità, oppure diversamente il declino sarà inevitabile ed è solo una questione di tempo, ma prima o poi arriverà qualche imprenditore cinese che compra Bologna e decide di fare una dépendance di Shanghai. Beh, questo è un messaggio su cui credo si debba riflettere profondamente, che ha lanciato Montebugnoli e sul quale penso sia difficile non convenire. Volevo chiudere la chiacchierata, se il nostro cameraman Simeone Gondoni mi segue, glielo porto ovviamente qua, con un pezzo di ricordo. Montebugnoli è un collezionista di memorabilia cestistici, questo è un cartello del vecchio Paladozza, un cartello indicatore quando ancora forse non si chiamava Paladozza ma semplicemente Palazzo dello Sport di Piazza Zarita. Tu sei un collezionista di ricordi e ti affezioni a delle cose nonostante la giovane età, questo l'hai sottratto alla demolizione, lo diciamo chiaramente. Sì, grazie Alberto per avermelo ricordato. Sotto quel cartello io ho iniziato a strappare i biglietti la mia prima volta al Paladozza, quindi quando nel 2000 sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Paladozza sotto la gestione del Seragnoli, mi sono precipitato in mezzo alle ruspe per recuperare quel cartello perché per me era troppo significativo, ma io credo che per generazioni e generazioni di bolognesi il Madison, il Paladozza con le mitiche cancellate in ferro che si aprivano verso l'esterno, con sopra attaccati questi cartelli, abbia rappresentato dei momenti piacevoli. Quei momenti piacevoli possono e devono tornare per i nostri figli, per i nostri nipoti ed anche per noi. Io credo sia possibile, non è facile, il mondo è completamente cambiato, però credo che noi abbiamo le capacità per ciò che i nostri progenitori ci hanno insegnato, per la cultura che ci hanno lasciato ed anche
per le energie economiche che questa città è capace di scatenare, credo che abbiamo non solo la possibilità ma il dovere di farlo. Io ci conto, ci spero, e per chiunque, Sabatini in testa o altri imprenditori che abbiano idee da condividere, Bestuni e Luca Montemagno saranno sempre disponibili. Lo diciamo scherzando l'assessore Luca Rezzanervo, che questo cimelio non finisca nella richiesta del saldo dei 6 milioni di euro famosi di debito del mutuo del Pallabolza, perché questo è un cimelio oramai usucapito da Luca Montebugnoli, che ringrazio davvero per la chiacchierata in questi speciali che su TV stiamo mandando in onda, con la promessa reciproca di ritrovarci fra qualche mese per vedere se uno degli auspici è andato a buon segno, come io mi auguro di cuore. Beh, grazie a voi dell'attenzione, grazie a te Alberto, perché credo che davvero come città sia venuto il momento di scrollarci addosso la troppa polvere che abbiamo sulle spalle. Tocca a noi, non tocca a qualcun altro che verrà da fuori su una cometa scintillante di stelle. Tocca a noi e solo a noi. Se vogliamo possiamo farlo. Grazie e arrivederci.